Sì, un Mastercard, ok. Volevo conoscere Antonio a lungo. Tu vieni tu, rumenta un po'. Invece l'hai mantenuta come si l'hai portata come fa. Mi ce ne fa così, dopo pure che l'hai mantenuta la promessa. Lo Mastercard, stai con me, stai vicino a me. Ma non lo so, ci si vuole essere. Aspetta, fermo, te lo so. Invece un saccio che poi. Io voglio a te. E a te solo che voglio, capisci sì o no? Allora, capitano, Antonino Longo non è arrivato. Arriverà, lo so. Ho spetto una d'ora al vostro brigante. E se fa big name, non si è fatto vivo. Credo che l'abbiate sottovalutato, però. Poi venire così, nella tana dell'uovo, chi si fiderebbe? Non è un fatto di fiducia. Io sono tutto ciò che gli rimane. L'ho avvicinato ai briganti, l'ho incoraggiato alla lotta. Ho fatto in modo che diventasse capitano dell'esercito. Capitano dell'esercito. Dovrò dunque trattarlo come un mio pare, un brigante d'io. Però né voi non fate alcuno sforzo nel tradire quel brigante. Ma non c'è scelta se volete salvare la pelle. Cosa farete se Antonino non dovesse presentarsi? Che domanda. Andremo via. Non potete farlo. Sono certo che verrà. Ho preso i miei contatti. Se andate via... Chi mi proteggerà? Francamente, barone, non è me che dovete convincere della vostra buona fede. E poi non sono in condizione di dirvi ciò che penso al riguardo. Inoltre, quali garanzie di affidabilità avete mai offerto? La mia vita. La mia vita, capitano. E sapete benissimo che non mentirei per questo. Quello che sappiamo è che quella dei briganti è una questione che va risolta. E noi lo faremo. Secondo il prefetto, anche voi siete sempre stato un problema. Lo siete ancora. E lo sarete anche senza Antonino Longo. Voi avete ancora bisogno di me, del barone Castagna. Esagerò, Manè, come diciamo in Piemonte. Non esageriamo. Noi siamo soldati, non nobili indecisi che scoprono e ricoprono i loro piani a seconda del caso. Sapevamo già cosa fare se quel brigante non si fosse presentato. Ma io e voi avevamo un patto. Ce l'avevamo per questa notte. Solo per questa notte. Ma non potete lasciarmi solo. Non potete farlo. O sì che possiamo. Addio, barone. Ma capitano! Ah già, a proposito. Tenete. Questa vi servirà. E fate bene attenzione, eh? E carica. Barone Castagna. Chi? Ah, tu. Sei in ritardo. Ci stavano troppo venuti in giro, perciò hanno fatto tardi. E questo che ci fa con te? Calma, vai. State tranquilli. Chi si è venuto con me? Solo per me proteggere. L'importante è che tu sia venuto al camino. Ah? Vuoi crescere capitano? Non capisco, cosa vuoi dire? È semplice. Io ci ho combattuto a fianco del libro. Loro mi hanno fatto capitano. Voi no. Ma mi sono andato a parlare con Mario Capitano, non va bene. Ah, giusto. Giusto. L'importante è che siate venuto, capitano. Ero preoccupato, capito? Ora c'è il reato di appartenenza. Lo saggio. Non è più come prima, dobbiamo stare più attenti. E saggio pure questo. I problemi sono maggiori per tutti. Sappiamo tutto, barone. L'importante è che siate venuto, capitano. State tranquilli, non vi preoccupate, bene. Niente, qui a casa mia è rischioso!
State tranquilli, da capo Mutise non ce l'avete, non ce ne stanno più in giro. A proposito, ma da dove siete sbucati? Io non vi ho sentiti, Anna. Ma guarda, guarda, a Giovanni, vostra moglie, non ve la ricordate? Quella che avete fatto morire come un animale. È stata lei che ha fatto dire un passaggio segreto per entrare di nascosto. Giovanni. Giovanni, tu! Giovanni, non me ne che stai facendo? E che stai facendo con Mannuri? Tu, non me ne qualche cosa sopra me. Ci ti salvo tu. Ci ti salvo tu per raccontare tutta questa gente che abbiamo fatto per l'intera paese. E poi ci abbiamo portato pure il rosario con te. Io voglio salvare. Vieni pure tu. La vita mia è stanca. E allora, allora il resto con te. Che può fare lo sciangato come me in America? No, non piacerà così. Può diventare in zappa. È pericoloso. Va. Vattene, non capito. Non lo so. È pericoloso, va. Tu vuoi morire? È questo che lo può? E tuo figlio è andato a lontano senza te? No. Io voglio a te, amico. Voglio a te. Ma tu vieni solo a guardare la tua. La terra. Li cazzurmano la terra e poi sparano per di fumo. Questa è la verità. Così è, lo sa. La ragazza sta muovendo. Non sono manco 5 mesi. E da 5 mesi può succedere tutto questo. Ora non ci fa guerra. Non dico, dottore, lo so. La guerra l'abbiamo già potuto da parecchio. Però è voluttata fino all'ultimo prima di scendere per garantire un futuro migliore figlio di questo. Che ne sarà, Alice? Ma cresciata come sei cresciuto tu.
No, non dicerà che si può sapere, i genitori vostri non erano pregati. Vuole mettere in salvo, vi trovate il primo quadro di vostra partenza e dopo non basta mio. No, no! Vabbè! In America! Ecco papà! Ha fatto che andare a un ristorante con me mio zio! Mamma, che sarà la bambina? È da subito! Ma non è stato, ma qui? No! Gente senza pace, trovare la giusta parola, ma meglio a nascondere cose che a risolvere un po'.
Rauda sempre papà che le vado a cuore. Sarà sta scurtando senza. Sarà giusta la mia. Sarà recita con me che per strada e poi di te. Sarà qua sul fiacchillato, solo può fare spinta. Io fritto scala cuscina, se non è stato vengono spinti. Ma l'uomo nella terra mia non ci sarà più giustizia, ma io canto, 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 canto per tutto quanto. Canto per t'abbraccio, canto per ta speranza, canto per dignità che non mi ha avuto tanto. Canto per canto, 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 canto per canto. Thank you.
io veramente non pensavo di avere tanti amici come stasera. E prima di me, che crede nell'amicizia, io ritengo, caro Dario, che il dono più bello che le divinità dell'Olimpo hanno fatto ai mortali è l'amicizia. Io vi ringrazio di cuore di essere qui presente e non prolungo perché l'ora è tardi. Vi auguro soltanto che mi auguro che vi sia piaciuta l'opera e vi annuncio che ce ne sarà un'altra sul Brigante Giuliano per settembre-ottobre. Grazie di nuovo. Senza sapere.